che uno neanche conosce, lo deve pensia. Affermo che il polso del signor Argante è il polso di un uomo che non sta affatto bene. Ottime! Di che cosa dice che siete malato, Paralù? Paralù di fegato. Para altri invece di milza. Ignorante, signor! Taghi pulsante! Ottime! Perfino un po' saltabeccante! Ottime, quidem! Ed è pulmones che siete malato! Maritino mio, io semmai dovessi avere la sfortuna di perderti, la mia vita non avrebbe più senso, io mi farò seppellire insieme a te! Io non morirò mai! Sintomo inequivocabile di una tempesta del parenchima splenico! Che cos'è? Ma è la milza! Oh, questo per tenere sulla testa? Guardami! E questo per riparare le orecchie! Hai visto che ha fatto? Mi voleva soffocare! Muoio! Sto morendo! Come tacere in un caso si gramo, si tirsi amo. Oh, parola gradita, mio Dio, l'ho ben sentita. La sera prugne per favorire le funzioni intestinali. Puzzo ignorante! E che sanno coniugare il lecito con l'illecito. E che sanno mantenere in funzione tutto il macchinario. E poi via! Per colpa della vostra follia! Addio! Io vado! Via! Non sarà un po' troppo fare il morto? Perché? Magari un moribondo premorto. No. Che ti dicevo, fratello mio? Perché secondo te, per essere un medico, basta indossarne l'abito. Sì! Confermo e ad assicurarmi del contempo che in tutto ciò che concerne la nostra professione e in tutto il resto, che... per voi! Ah! Lo campanello suona troppo piano. Tonina! Tonina! Ding, ding!